La 29esima edizione della rievocazione storica della Trebbiatura, riproposizione antichi mestieri, degustazione dell'oca proposta dalla Proloco di Piedripa nel meraviglioso casato dell'azienda agraria Lucangeli in Contrada Valle è già in archivio con un bilancio estremamente positivo. 8 giornate sicuramente intense vissute con grande passione da parte dei protagonisti e dei visitatori che sono stati davvero tanti. La soddisfazione ed i ringraziamenti del numero 1 della Proloco di Piedripa, Igino Paolucci. È stato veramente un successo perché abbiamo avuto una partecipazione enorme, il tempo ci ha assistito, quindi anche il Signore evidentemente ci aiuta e siamo veramente soddisfatti. Un'uscita sicuramente importante, una rievocazione storica che ha toccato vertici incredibili, forse negli ultimi anni questa è sicuramente la migliore. È una delle migliori, veramente la più importante, perché veramente abbiamo avuto una partecipazione enorme. È una rievocazione storica sicuramente da grandi cifre, perché praticamente la partecipazione è stata totale. Sì, effettivamente sì, hai ragione. Noi come organizzazione ce l'abbiamo messa tutta, ci impegniamo nel migliore dei modi, abbiamo una segretaria, la conosci benissimo, che si adopera completamente, cioè si butta completamente per la buona riuscita della rievocazione. E il bello di questa rievocazione è proprio il fatto che noi rievochiamo, non parliamo di sagre. Logicamente nella rievocazione ci sono tante altre cose importanti, ma soprattutto già si guarda alla 30esima edizione. Beh, logicamente la 30esima dovrà essere ancora più importante, perché abbiamo intenzione di migliorarci cambiando alcune cose, che logicamente cerchiamo di migliorarci per non fare sempre gli stessi errori che si possono fare. Purtroppo a volte si sbaglia, non sbaglia sicuramente chi non opera. E le certezze dell'amministratore dell'azienda agraria Lucangeli, che ha ospitato la rievocazione storica, Luigi Bilò. Luigi, il padrone, rievocare che significa? Ricordare i tempi passati. Ormai da 50 anni a questa parte queste cose non si fanno più. Per fortuna che voi e la famiglia Lucangeli che mette a disposizione questa struttura potete far rivivere a ragazzi che non hanno mai potuto vedere queste cose la bellezza e la storia dell'agricoltura. 50 anni alle spalle sembra ieri. Sì, la tecnologia è viaggiata alla velocità della luce, però forse non abbiamo inventato niente, abbiamo ammodernato qualcosa. L'evocazione storica comunque è un momento per rivivere qualcosa che succedeva 50 anni fa, come abbiamo sempre detto, uno spaccato di civiltà contadina ormai praticamente nel cassetto. Sì, purtroppo sì, ma però guardi, queste manifestazioni servono proprio a far rivedere, a far ricordare, a far capire com'era la civiltà contadina di un tempo, e questa è una cosa molto bella secondo me. L'azienda agraria Lucangeli è un teatro inimitabile. Sì, è una struttura che ha 400 anni di storia, di conseguenza è la sede adatta per questo tipo di manifestazione. E la Proloco di Piedripa, anima vincente. La Proloco di Piedripa è bravissima nell'organizzare, bravissima nel preparare questi piatti tipici, bravissima. La rievocazione storica della Trebbiatura, ultimo atto di 8 giorni di una vera festa nel corso della quale sono state coniugate insieme arte, cultura, sport, con l'ultimo atto dedicato esclusivamente alla riproposizione storica della Trebbiatura, uno spaccato di civiltà contadina anni 50, riproposta in uno scenario unico rappresentato dal meraviglioso casato dell'azienda Graide Lucangeli. I personaggi, un centinaio, si sono calati nel ruolo a loro affidato in modo stupendo, con grande abilità. Lo porta lo pelo, quelle piccole non ce l'ha, quando è grande lo metterà, quelle vecchie ce la bianco, quelle giovani ce n'ha tanto, pure la bella mia ne porta un fiocco, me piglia le madonne e glielo carpo, me piglia le madonne e glielo carpo.
silla, dia silla, come sta? Bisogna dirla, fuori lo pesce, dentro l'anguilla, fuori lo pesce, più lo so che più me cresce. Dia silla, dia silla, come sta? Bisogna dirla, c'è un animale rosso e nero, vuole boccare d'occhio e c'è il pelo, c'è la testa da cardinale, bocca dentro e no. Avviate al terzo suono della sirena le operazioni di trepiatura con la mitica trebbia mantenuta in perfetta efficienza da Nazareno e Ferruccio, anche se qualche bizza nel finale, tanto per ricordare i suoi 60 anni alle spalle, li ha evidenziati. Sistemate le donne sul pianale della macchina, pronte a tagliare i balzi dei covoni per essere immessi nel battitore da parte del macchinista. Ecco l'arrivo del fattore, padrone assoluto dell'AIA. Senza la sua autorizzazione nessuno poteva usare. Il via alla trepiatura, all'arrivo del grano sull'AIA, caricato su un birroccio con grande abilità da Brunaldo. Carro trainato da buoi, una rarità. Non sono mancate le figure tipiche della rievocazione, il frate con il chierico che nelle campagne maceratesi erano chiamati frati cercatori, arrivavano dai conventi di Santa Maria delle Vergini e Morrovalle, dei quali si raccontano fatti più o meno curiosi, che avevano come unico obiettivo la raccolta di qualche chilo di grano da portare in convento. Ad operazioni della trepiatura avviate, ecco arrivare sull'AIA in macchina rigorosamente d'epoca il conte, la contessa e i figli, seguiti dal gruppo folk della Cocolla di Mogliano, che ha accompagnato tutta la rievocazione con canti e balli. Eleonora, una delle componenti del gruppo folk La Cocolla di Mogliano. Rievocazione storica e gruppo folk è una passione infinita. Sì, direi proprio di sì. Per svolgere questo tipo di attività bisogna avere tanta, tanta passione, ma soprattutto bisogna avere tanto tanto tempo da dedicare al gruppo, perché le cose nascono se ben costruite, se c'è una base solida al di sotto. Noi cerchiamo soprattutto di riportare alla luce tutte le tradizioni della nostra civiltà contadina che si stanno ormai perdendo. Ecco, abbiamo visto durante la vostra esibizione veramente tanta passione, si legge sui volti. Sì, sicuramente noi abbiamo un gruppo che comprende circa 50 persone, dai più piccoli che vanno dai 5 ai più anziani che vanno intorno agli 80-83 anni. Quindi praticamente presente e futuro. Sicuramente, quello che su cui dobbiamo puntare è sicuramente il futuro, sui giovani che non devono perdere la tradizione, perché è quella che sicuramente ci farà risorgere da questa situazione un po', diciamo, un po' catastrofica. Thank you.
nella fedelissima riproposizione. Ecco, dopo qualche ora di lavoro, le donne del contado che propongono un piccolo ristoro con acqua, vino e ciambellone, il dolce tipico della Trepiatura. Una sosta dovuta ad una rottura di una cinghia, l'occasione per discutere e ricordare prima che Ferruccio e Nazareno riavviassero le operazioni di Trepiatura. C'ho una sorcacci trepi d'anni scosta in casa, c'ho tutta la notte rosica il cassetto del comò e gira del sopra del sotto, fa buco del muro con facilità. Siamo maledette le sorche di tutte le qualità, siamo maledette le sorche di tutte le qualità. Quadro meravigliosamente riproposto, quello del pranzo a terra dei contadini, nel distinguo con quanti mangiavano sul tavolo imbandito con la tovaglia, tavolo riservato soltanto a macchinisti, padroni e frate. Pure la bella mia ne porta un fiocco, ne piglia le madonne e glielo carpo, ne piglia le madonne e glielo carpo. Del sole, con il suono della sirena che ha dichiarato conclusa la 29esima edizione della rievocazione storica, ma già sul taccuino della segretaria dell'organizzazione c'è scritto 30esima edizione. Domanda d'obbligo, si chiude in edizione, pronti a partire per la 30esima, sicuramente un successo senza precedenti. Veramente un successo senza precedenti, proprio perché tanta gente come quest'anno non l'abbiamo mai vista. È stato un successo anche la rievocazione che abbiamo riproposto, gente che si commuoveva a assistere alle immagini che siamo riusciti a proporre, proprio per essere i più fedeli possibile nella riproposizione, come avveniva nelle aie del contado maceratese negli anni 50. La gente è veramente contenta, ci ha ringraziato, perché senza questo tipo di ricostruzione le nuove generazioni non ricorderebbero di sicuro quello che era il lavoro nei campi negli anni 50 dei nostri nonni. È stata una rievocazione storica da grandi cifre, ma soprattutto una riproposizione fedelissima. Noi cerchiamo di proporla e naturalmente, riferendoci agli anni 50, il più fedele possibile. Ce la mettiamo tutta, cerchiamo di rispettare tutte queste che erano le tradizioni, appunto anche riproponendo i piatti dell'epoca con la degustazione dell'oca, piatto tipico con le tagliatelle. Però non ci dimentichiamo che gli operatori della trepiatura nell'aia preferivano i moccolotti con l'oca. È quella che abbiamo riproposto insieme naturalmente all'oca in bottacchio, l'oca arrosto, la polenta, tutto quello che era l'epoca. Ci piace riproporre e ci piace proprio rievocare. E adesso sul taccuino c'è scritto numero 30.
Naturalmente prima cerchiamo di riprenderci perché è stato un lavoro enorme e poi ecco non da lunedì ma insomma da settembre prossimo cominciamo a pensare alla 30ª edizione che segna un gran traguardo per noi che ci siamo da sempre. Voglio ricordare appunto che il nostro presidente attuale Gino Paolucci è proprio uno dei fondatori della Procopio Piede Libera insieme con me. Quindi lo ringrazio perché naturalmente anche lui sta supportando un lavoro enorme insieme a tutto il direttivo, ma per lui che insomma, come dice lui, è il più giovane, è un lavoro grande, lo fa con grande passione, però insomma è un pochino affaticato. Comunque grazie a tutti quanti, naturalmente il direttivo e tutti quelli che collaborano con noi, che ne siamo tanti. Senza di loro questa riproposizione non avrebbe seguito. Grazie a tutti.